Oggi vorrei spiegarvi in modo molto semplice cosa sono i fondi comuni di investimento e tutto quello che è importante valutare quando ne scegliamo uno. Si tratta di uno degli strumenti più diffusi e adatti a diverse tipologie di investitori, da chi comincia a risparmiare a chi possiede già grandi patrimoni. Prima di tutto capiamo insieme cosa si intende per fondi comuni di investimento e prodotti di risparmio gestito. Un fondo comune di investimento è simile a una cassa comune che raccoglie le risorse finanziarie di tanti risparmiatori e le affida a un gestore che le impiega sui mercati. Ma quali sono i vantaggi di investire in fondi comuni? Anzitutto la diversificazione. Per un singolo investitore, specialmente se ha a disposizione cifre limitate, non è facile ripartire i propri risparmi in modo equilibrato su più mercati e valute. Con i fondi comuni questo è possibile perché è il gestore del fondo stesso che effettua questa diversificazione, con tutta la massa di capitali a sua disposizione. In questo modo, quando acquisti una quota del fondo, di fatto acquisti una fettina di questo patrimonio ben bilanciato. Un secondo beneficio consiste nella possibilità di affidare i propri risparmi a gestori con elevata professionalità ed esperienza. A questo vantaggio se ne affianca poi un terzo, cioè l'attività dei soggetti regolatori che controllano gli intermediari e impongono alcune regole per la tutela del risparmiatore. Tra queste regole, per esempio, c'è l'obbligo di consegnare al cliente una scheda informativa chiamata KID, che spiega tutte le caratteristiche salienti, i costi, la tipologia di investimento e il profilo di rischio del prodotto. L'investimento in un fondo comune può avvenire con un versamento in un'unica soluzione o con versamenti periodici attraverso un piano di accumulo. Per quanto riguarda le specifiche categorie di fondo, ne esistono diverse sulla base degli strumenti in cui intende investire, come azioni, obbligazioni o un mix delle due, e in relazione all'area geografica. Esistono poi fondi che lasciano libertà, di gestione al manager, che si muoverà senza limiti di settore e geografico in modo tale da cogliere tutte le migliori opportunità sul mercato. In sintesi, per investire in fondi comuni è importante partire dalle informazioni fornite dal gestore per scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze e al proprio profilo di rischio. Altri aspetti da considerare sono la quota minima di sottoscrizione, che può variare da 100 a 1000 euro e più, la possibilità di accedere mediante versamento unico o periodico, l'interesse nel ricevere una cedola e così via. Sono tutti aspetti che potete trovare facilmente sul nostro sito altroconsumo.it/investi, dove è a vostra disposizione un'ampia selezione di fondi monitorati costantemente per voi per aiutarvi a scegliere il migliore di ogni categoria. Anche per oggi è tutto, buon risparmio e a presto!